Cucina Cristal. Ciccio! Ecco! Ciccio! Solleva la coppa, come se fosse... Ma che bellezza, vedi? Guarda, quando l'hanno consegnata, il 22 maggio del 2010, Zanetti ha fatto così. È vero? Bella, per voi non c'è? Per te non c'è? Per te, in verità, questo è per me, perché per te ho un regalino. La miseria. Ma così mi emoziona. Che? Puoi vedere? Questo è per te, un presente per te. Sarà davanti. Così te lo riporti. Non mi mettermi in imbarazzo, mettilo tu. L'anello. Mettilo tu. Tengo. È un cioccolatino pazzesco perché è Tanzania, è cioccolato della Tanzania, cacao della Tanzania 75%. Ha un gusto aroma di mandorle tostate, fruttate con note di ribes. Ma è l'ultima puntata. No, è l'ultima puntata. No, ma mi dispiace troppo che è l'ultima puntata. Dai, ma non si fa così. Ma perché dobbiamo chiudere così? Il cioccolato, mi viene da piangere. Senti, io sai che faccio ora? Sai che faccio? Me lo vengo a mangiare con voi, ok? Perché basta, io non ce la faccio più, devo mangiare il cucchiaio al cioccolato, ecco. E arrivo. No, io non Ciao. Ti bacio. Tu baciala, che io nel frattempo faccio la scarpetta. Madonna, con la ma cos'è sta roba? È pazzesca. Rocco. Finalmente. Ciccia. Pofondriaco. Ciccia, non scherziamo qua, eh. Dammi retta. Sì, però... Non ce n'è ancora? Puoi tagliare un pezzettino? Che finalmente vi fate mangiare? Voglio assaggiare quello. È della quello. Tanzania con profumo di ribes e... È buonissimo questo. Io ho abbondato con... Con la farcitura del cioccolato all'interno c'è una crema buonissima. Ah, che buono. C'è una farcitura incredibile. Micidiale. Che buono. Scusa, non è per... Posso assaggiare? Dai, assaggiamo, tanto siamo qui per questo. Io. Tieni la forchetta. Stamagna una settimana, scusa. Io intanto volevo dire un paio di cose, tanto questi ormai li ho persi. Rocco, ti abbiamo visto, sei stato bravissimo. Grazie. No, vorrei dire, Rocco, sei stato gentilissimo che sei andato a fare la spesa per me. Io vorrei ringraziare anche la mia famiglia qui al Carelli Center, questo negozio immenso, mi sono persa un paio di volte, ma forse ormai di più. Ormai Cristella è residente qua. Io ormai vivo qui al Carelli Center, che a loro piaccia o meno, faccio parte della loro grande famiglia. C'è un mobilificio davvero incredibile, questa cucina, io me la porterei anche a casa. Vi lancio questo messaggio, regalatemi la cucina, io me la prendo. Perché è stupenda. Anche io non è che. Cioè, tu che c'entri? È bello quando dici queste cose. Ma che ti ficchi in mezzo? Che cosa c'entri? No. Voglio ringraziare tutti i fantastici prodotti che abbiamo utilizzato in questi giorni, in queste settimane, in questi mesi di Cucina Cristel. Tutti i prodotti che mi hai portato sì, e trovato piace, tu. Fai così. Ciccio, grazie di essere stato qui. Non gli frega niente. No, Ciccio. Adesso sono emozionato. Proprio a me. Continua. Sì. E questi fantastici cioccolatini, che posso? Altro vogliamo ringraziare? Qui dentro ci sono le noci, tesoro. Questo senti proprio il croccantino. Anch'io ringrazio tutti. Ecco. Ringrazio Cristel che è stata bravissima, mi ha condotto in maniera perfetta. Grazie Cristel. Questo meraviglioso programma, bella e brava, intelligente. Io saluterei anche la mamma della panna montata. È tutto perché... il cavolo di staff che sta qui grazie. Dietro. Grazie. Viola, la regista di questo programma, quest'altra Marta che mi trova le ricette. Lui, che non, secondo me non lavora qui. Ma non la chiama nessuno. Bravi. I microfonisti dei Pigi. Le truccatrici Grace. Che mi hanno reso così bella. E il nostro Gigi lì, in tutta sua bellezza, che Gigi. Ci ha prestato il suo viso e il suo bel fisico. E chiaramente Gianni, ci manchi tanto, sei nel nostro cuore, mi hai portato la spesa così tanto tempo. Vabbè. Va bene. Comunque guarda, è stata una bellissima esperienza. Un'emozione che mi si è chiuso lo stomaco. Proprio. Bella. Io spero che questa sia la fine della prima serie. Brava. Sì. E il plum cake ce lo riportiamo. E il plum cake resisterà. E che ci vediamo alla seconda serie di Cucina Cristal. Chi brava. Lo sa? Boh, chi lo sa? Vedremo. Ora ciao. Siamo in Bermuda ciao. E poi chi lo sa. Baci. Ciao, Cristal. Ciao, Cristal. Ciao. Ciao, Ciccio. Ciao.
Ciao, ciao. Ciao, approfitto, ciao. Sì, sì. Ciao. Bye, ciao, ciao. Cucina Cristian. C'è la notizia che parte a raffica. In cucina c'è Cristian, super simpatica. È tanto bella e tanto amata. E ogni giorno una ricetta prelibata. Farmi innamorare. Cucina Cristian.